Giornata di forum a Milano per Federlegno, l'associazione che raccoglie le imprese che operano nel settore dell'arredamento, un'occasione non solo per fare il punto su quelle che sono le strategie associative, ma anche e soprattutto per dettare la linea di sviluppo delle imprese italiane sui mercati esteri, con la Cina ancora una volta in primo piano. Quali sono in questo momento i mercati di riferimento esteri interessanti per le aziende rappresentate da Federlegno? Ma guardi, diciamo che in generale sono tutti i mercati, perché vedeva proprio i primi dati di quest'anno, c'è un recupero da parte dei paesi europei, c'è negli Stati Uniti, un po' la Russia è in sofferenza, ma per motivi che conosciamo, più politici che altro. Ecco, ma quello che è il più importante è il mercato cinese, sta crescendo del 12% rispetto all'anno scorso, e qui il motivo per cui ho voluto impostare un po' questo forum di Federlegno Arredo per quanto riguarda l'internazionalizzazione col focus Cina, perché ritengo che potenzialmente per le nostre aziende sia terreno fertile per poter implementare ulteriormente le esportazioni. C'è in vista un accordo Federlegno con la Cina, ci puoi anticipare qualcosa? Sì, io firmerò mercoledì prossimo a Pechino un accordo con due grosse catene commerciali cinesi, dove daranno priorità all'inserimento delle aziende associate Federlegno nel loro mall, proprio per favorire questo sviluppo, perché anche loro si rendono conto che ormai non è più valido il discorso delle copie, ma i nuovi ricchi pretendono avere l'originale. Ecco, noi, siccome i cinesi o altri paesi hanno sempre copiato gli italiani, vogliono avere l'originale italiano, perché a livello di design, a livello di qualità, a livello di immagine, i nostri brand sono veramente più forti. Quindi possiamo dire che effettivamente si aprono delle prospettive per le aziende italiane sul mercato cinese? Sì, credo proprio di sì, chiaramente bisogna lavorare, siamo agli inizi, questo è un lavoro che piano piano lo stiamo facendo, quindi ritengo che i nostri progetti porteranno al 2016 un evento fieristico. Questo è il nostro obiettivo, e gradualmente arriveremo con la formazione delle aziende, perché devo sottolineare che il mercato cinese non è un mercato come gli altri, è un mercato completamente diverso, se non altro la lingua, no, che pochi parlano cinese, ma anche la struttura, la filosofia commerciale è completamente diversa. Ecco, qui la federazione, poi spiegheremo, stiamo creando un club Italia, dove le aziende associate Federlegno che vorranno presentarsi su questo mercato, noi faremo proprio scuola di formazione, come si vende, qual è la mentalità e quant'altro, e faremo anche da qui al 2006 dei B2B tra aziende associate italiane e aziende commerciali cinesi. C'è già la città dove questa fiera, questo evento fieristico potrebbe concretizzarsi? Diciamo che al 100% non è stato ancora deciso, ma comunque ritengo che sarà senz'altro Shanghai, perché è una città commerciale dove è molto semplice arrivare e dove ci sono già dei grossi complessi fieristici. Quindi appuntamento Shanghai 2016? Sì.